Sì, sono io. Fammi un favore, ascolta. Flor la devi trattare come si deve. Sì, di sì a tutto. Poi ti dirò io cosa fare. D'accordo? Mi ascolti, dottore. Una ragazza di nome Florencia le chiederà dei consigli, sì? Cerchi di aiutarla e cerchi di farlo il più velocemente possibile. A cosa pensi? Perché mi guardi così? Non approvo quello che sta facendo, signore. Cosa vuole ottenere con tutto questo? Cosa voglio? Cosa voglio? Non voglio più essere un tutore. Aiuto Florencia, così lei si prenderà cura dei ragazzi e io me ne andrò il più lontano possibile, così tutti saranno felici e contenti. Non ti piace stare qui? Perché vuoi andartene? Vuoi lasciare anche me, allora? Ferma un attimo, perché sei felice? Ho appena perso il lavoro. Dai, lasciati andare un po', non avresti resistito comunque, poi guadagnavi così poco. Non importa quanti sono, ma mi servono subito per aiutare i miei fratelli, capito? Ehi! Che c'è? Se vuoi, conosco un lavoro per fare dei soldi molto velocemente. Sul serio? Sì, se vuoi. Ma certo che lo voglio, sì. Aspetta, che lavoro è? È quello che fai tu, per caso? È un lavoro duro. Vuoi provare? No, questa è un'animale nuova, accidenti, non ho mai avuto un'allergia così, mi si stacca il naso! Yes! Sono sicuro che andrà dal mio avvocato, ma ora lo chiamo per essere sicuro che ci sia andata. Tranquillo, c'è andata di sicuro. Sai, questo è un periodo in cui sono molto, molto fortunata ed è la dimostrazione che alla fine il male trionfa sempre. Che cos'hai? Non sei contento? Vincerò questa guerra? Non sei felice? Sono ebro di felicità. Avanti, buongiorno, venga, salve, si segga. Posso? Prego. Grazie. Bene, ho appena parlato con il suo amico. E inoltre ho già mandato qualcuno a fare qualche piccola ricerca. Ah, ebbene, così abbiamo già guadagnato un po' di tempo, sono contenta. Voglio che sia chiaro che non mi interessano i soldi. Non lo faccio per i diamanti, le perle o cose del genere, ma per i miei ragazzi, perché voglio portarli via da quella casa in cui vivono con quelle streghe, con quelle donne cattive. Voglio dire, capisco. Vivono con loro adesso. E quindi, beh, forse sarebbe meglio se loro... se io... Ah, ma lei è un avvocato con la laurea? Sì, sì. Potrà aiutarmi con l'eredità, perché io vorrei... Mi scusi un secondo. Sì, certo. Pronto? E poi dopo le dico un'altra cosa. Ah, allora? Sì. Dimmi, cosa hai trovato? Ah, capisco. Ah, certo, certo. Ha capito? Capisco. Allora chiuda e mi dica qualcosa, che sto in ansia. Sì, bene, bene. Restiamo in contatto, allora. Sì, ti richiamo io, grazie. Ciao e grazie mille. Che hanno detto? Come dimostro di essere una Santigiana? No, non può fare nulla. Ma le giuro che è vero, le giuro che è la verità. Lo so che le streghe dicono che non sono una Santigiana. Allora fatemi il test del DNA. No, non deve fare nessuna analisi. Perché l'eredità dei Santigiana è già stata assegnata e lei purtroppo non era nella lista. Suo padre non le ha lasciato nemmeno un centesimo. D'accordo, questo lo sapevo, ma se io sono la vera figlia non posso reclamare nulla, neanche un piccolo mattone di una casa, nulla. Mi dispiace. Ma... capisco. Quei soldi servono per i ragazzi, non per me. Guardi, a me non importa niente. No... capisco, ma è inutile. Oddio, e adesso che cosa farò? È tutto perché ho creduto di poter cambiare qualcosa. Che sciocca che sono, che stupida. Beh... grazie mille e mi scusi. Buona giornata. Flor! Flor, aspetta! Non possiamo fare niente, Lorenzo. Ho perso i ragazzi per sempre. Perdonami, Flor. Perdonami, ti chiedo di perdonarmi. Per cosa? Ti ho mentito. Che? Ti ho mentito, perdonami. Come? L'avvocato non ti ha detto la verità. Corazón, anda y dile a tu cariño que hoy me...